Venerdì inaugureremo questo spazio di coworking, uno spazio di lavoro condiviso in cui freelance, partite IVA, start-up, ma anche gruppi informali possono prendersi una postazione per continuare a fare il proprio lavoro, ma in più cerchiamo di attivare collaborazioni tra tutte le persone che sono nello spazio. Ognuno ha le proprie esigenze e la propria professionalità. Noi cerchiamo di creare un ecosistema con tutti i servizi che servono per lavorare, come una sala formazione che è là, piuttosto che una sala riunioni, la rete, la fotocopiatrice, la possibilità di ricevere clienti e costruire lavori in team. Questo ci permetterà di costruire un ecosistema che poi da settembre ci servirà per offrire anche dei servizi alle piccole e medie imprese del Valtarno, grazie anche alla collaborazione con Confapi, che ci ha chiamato all'inizio per gestire uno stage professionale proprio per le nuove professioni. Da lì è partito tutto, diciamo, e oggi siamo qua a parlarne perché venerdì prossimo inauguriamo lo spazio. Ecco, quali saranno i vantaggi secondo voi per le piccole e medie imprese e anche per chi poi entrerà a far parte di questo meccanismo, di questo piano? Diciamo, partiamo dalla fine, quindi freelance, diciamo. I vantaggi, diciamo, possiamo sintetizzarli così. Innanzitutto un basso costo rispetto alla spesa per un ufficio, la possibilità di aggiornarsi lavorando, e spesso la formazione e il lavoro non vanno di pari passo, e soprattutto la possibilità di imparare collaborando direttamente, su progetti con altri professionisti come loro. Questo è diciamo, il primo step. L'altro step che riguarda di più le piccole e medie imprese, faccio un esempio concreto per capirci. C'è bisogno in tutta Italia, ma anche nel Val d'Arno, di digitalizzare sempre più le proprie imprese, la propria attività, il proprio commercio. Quindi si parla sia dell'infrastruttura tecnologica, ma anche banalmente, del sito piuttosto che dell'e-commerce, piuttosto della capacità di saper fare delle campagne di marketing adeguate al prodotto che si vende. In questo senso, cerchiamo anche attraverso la collaborazione con Confapi di capire quali sono le esigenze reali e di mettere al servizio le nostre professionalità perché ci sia una ricaduta e un'innovazione anche sul territorio.